Ed ora la sigla di Confidenzialmente con... Ah, confidenzialmente con una coppia d'eccezione, Claudia Conti, buonasera, benvenuta, bellissima. Buonasera a tutti e complimenti perché per me è la prima volta qui a Festival Italia in Musica e devo dire che ho trovato un programma fantastico. E chissà quante altre volte davvero ci saranno, cara Claudia. Agli artisti sono tutti bravissimi, sia ai cantanti, agli attori, Nino Taranto che conoscevo, Vincenzo Bocciarelli che conosco molto bene. Che conosci molto bene, beh, dobbiamo dire Claudia, scrittrice. E complimenti a te Paola. Grazie, cara. La Ciociara Doc, la dea della ciociaria. Detto da un'altra Ciociara Doc, appunto. Senti, scrittrice, attrice, anche giornalista, quindi facciamo subito vedere il libro. Ecco. Soffi Vitali, ecco qui. Scritto da te, quando il cuore ricomincia a battere. Che succede, Claudia? Intanto come mai proprio questo titolo, a che cosa si ispira? L'esigenza, la necessità di scrivere. Allora, oggi innanzitutto devo dire che avete scelto la giornata giusta per presentare il mio romanzo, perché si parla d'amore, abbiamo iniziato con Un grande amore, la canzone di Volo, quindi si prosegue con un romanzo, devo dire, molto romantico. L'amore è il tema principale, che poi essendo intramontabile, universale e personale, perché ognuno lo vive secondo la propria emotività, quindi tutti possono scrivere d'amore. Devo dire che ricomprende tante tematiche come l'amicizia, la fedeltà, il conflitto interiore tra ciò che il cuore comanda incessantemente di fare e ciò che invece impone la società, quindi i doveri coniugali, gli obblighi che appunto vengono imposti. Ecco, hai messo l'occhialetto? Per... Scusate, altrimenti non leggo molto. Paola intellettuale. Ecco, senti, di te dicono nel tuo libro, cioè la presentazione mi piace molto e quindi l'ho sottolineato, Claudia Conte è un condensato di tante piccole grandi qualità, tutte in crescita, che fanno di lei senza alcuna ombra di dubbio un'apprezzabile autrice. Un bel complimento. Bel complimento, poi fatto da una persona come Gianni Milano, che è il conduttore Rai, che me l'ha fatta, devo dire che sì, lo apprezzo. Ecco, si dice che non ostenti la tua cultura. No, la cultura non si ostenta, come non si ostentano le qualità, non si ostenta la bellezza. Non vuoi stupire con i paroloni? Emozionare. No. Voglio emozionare con le piccole cose, descrivendo i soffi vitali, quindi cosa sono? Con le vibrazioni del cuore data dall'incontro di due anime. Niente di più semplice, voglio dire. Senti, volevi fare questo da piccola? No, cioè da piccolina, come tutti i ragazzini, insomma, avevo il mio diario segreto, scrivevo, sì, ma così, per me. Non pensavo, come dice Manzoni, che poi sarei arrivata a scrivere per più di 25 persone, perché già siamo a mille copie. È alla seconda ristampa? Sì, esatto. Senti, l'incontro con... Ecco qua, mi giro qua. Ecco, è vero. Sei molto intellettuale. Sì, eh. Mi ho fatto mettere gli occhiali. Ecco, comincio ad imparare. Adesso me li devo mettere anch'io tra un po'. Sì. Dovrei mettere ancora, non mi arrendo. Dopo una certa età conviene. Sì. Senti, l'incontro con Claudia. L'incontro con Claudia. Claudia è stata... Insomma, l'aspettavo da tempo. Già da i tempi in cui apprezzavo le doti ciociare, ormai sono 10 anni che ci conosciamo, che ho il piacere, davvero Paola, te lo dico di cuore, di poter condividere i momenti televisivi e non solo, la condivisione dell'amicizia con una grande professionista come te. E quindi oggi, appena incontrai Claudia, adesso abbiamo da poco festeggiato a Milano con un grande evento al Jazz Cavalli, il nostro primo anno di fidanzamento, in occasione della presentazione di una fiction che sarà prodotta da Leandra Pavorè, ispirata al suo libro. Abbiamo festeggiato il nostro primo anno e appena ci fidanzammo io ti telefonai subito. Mi chiamò immediatamente, mi chiama la mattina, sei sveglia? Sì, dimmi, perché mi sono fidanzata. Ah, bene, bella notizia, complimenti. Con chi? È una ciociara! Le ciociare sono meravigliose. Mi parlò gente, subito veramente. Bene di Paola, mi disse lei è la diva della ciociaria, la devo conoscere immediatamente. Cioè. Beh, ma io lo reputo un fratello, ci conosciamo, ci vogliamo bene da sempre, è vero? Fratello mio. E allora, e che le hai regalato a proposito quando avete festeggiato il primo anno di fidanzamento? Il primo anno di fidanzamento. Sarà diventato tirchio proprio con la ciociara, no? Innanzitutto questo è il nostro anello di fidanzamento. Bellissimo. È una corniola dell'antica Roma. Sì, però questo me l'ha fatto dopo un mese, dopo un paio di mesi, non nel primo anno. Adesso arriverà proprio, siccome la data precisa, l'anniversario è il 20 novembre. Il solitario.
Ci tocca, anzi, amo Ianelli, accettiamo tantissimo amore. Consigli, dai. Ma si prevedono nozze nella... Ma noi ci vorremmo, insomma, vorremmo convolare a nozze, come si suol dire. Anche perché tu, fratello, sei molto geloso. Sì, io sono un po' siculo, come E poi, insomma, Claudia è molto apprezzata, abbiamo qualche anno di differenza, diversi anni di differenza. Anche lui è molto apprezzato, però... Molto, come professionista. No, devo dire, è stato bello l'incontro con Claudia, perché Claudia è stata la mia produttrice. Ma dai! Sì, perché lei ha prodotto un docufilm patrocinato dalla Regione Lazio, che era Gioventù Sballata, e mi chiamò a fare il ruolo del padre di questo giovane ragazzo con queste problematiche di, appunto, tossicodipendenza. Insieme a grandi artisti, no? Claudia come... Sì, Lando Buzzanca, Giulio Base, Elena Russo. E mi servì appunto il ruolo del padre. E, però pensando a Vincenzo, lo stimavo tantissimo a livello artistico come attore. Lui è bravissimo. Però mi sembrava troppo giovane per fare il padre di un ragazzo di 20 anni. E invece? Invece il regista disse sì, perché poi l'attore alla fine può essere invecchiato, abbiamo fatto la barba. E sul set è scattato questa scintilla un anno fa e non ci siamo più lasciati. Che vi porterà dritti dritti alle nozze. Con la tua benedizione, ecco, oggi, ecco. Di Festival Italia Musica. Lo puoi dire forte. Senti, durante l'inverno, teatro? Allora sì, ci sono tanti progetti. Innanzitutto Claudia l'ho voluta coinvolgere nel mio progetto teatrale che porto ormai in tournée da anni, il mio recital di poesie che quest'anno, in occasione del nostro incontro, ho intitolato Solo l'amore resta, ispirata alla grande, insomma, l'importante frase del Vangelo, dove è tutto un excursus, un viaggio proprio in quelle che sono le grandi poesie, i temi legati all'amore. E abbiamo toccato varie piazze in giro per l'Italia e quest'estate abbiamo anche fatto uno spettacolo erotico, in senso letterario, erotico italiano con Mariano Rigillo, a Furore. E poi siamo passati siamo entrati nel sacro lasciando il profano con un bellissimo spettacolo dedicato a San Francesco, dove lei era Santa Chiara. Insomma, abbiamo unito un po' le nostre strade. E poi sono il lettore ufficiale del suo libro, adesso l'abbiamo appunto presentato a Milano. Piacenza e a Milano, il 3 e il 7. Senti, stai già per pensare a un secondo libro? Devo dire di sì, infatti in questi giorni c'è proprio quel fermento della creazione, quindi sì, anche leggendo la Nemirovsky, che è una grande scrittrice francese che amo e che mi ha fatto scoprire Vincenzo, sì, ho iniziato questo nuovo romanzo che parla del conflitto generazionale, diciamo incontro-scontro tra la generazione, l'old generation e la new generation, quindi rapporto genitori-figli, questo gioco di ruoli, diciamo, no? Una figlia che fa un po' la mamma e una mamma che fa un po' la figlia, molto particolare. Allora in bocca al lupo, mi raccomando, continua con questo fermento letterario perché porta benissimo. Ricordate Soffi Vitali, quando avrai terminato il libro magari torni sempre da noi a presentarlo. Stasera a cena si stabilisce la data delle nozze comunque. Intanto Soffi Vitali, ricordate, di Claudia Conte. Paola, leggiamo. Mi permetti di ringraziare? Perché no, tutte le volte dire che sei bellissimo, grazie, sei molto, grazie, molto, grazie, molto elegante. Un merito di Pino Lerario, che è il mio stilista, veramente un grande tagliatore. Saluto, ci sta seguendo, perché gli avevo promesso di salutarlo. Mi raccomando, leggete Soffi Vitali, che è bellissimo. Quando il cuore ricomincia a battere. Che bella cosa. Sigla di Confidenzialmente con, grazie.